Lo scorso anno 250.000 italiani si sono rivolti al chirurgo plastico. Uno su cinque si è dimostrato però insoddisfatto del risultato ottenuto. Anche se sono molti gli specialisti che possono effettuare interventi di chirurgia plastica, occorre sempre tenere a mente che si affida il proprio aspetto esteriore e la propria vita al medico che si decide di scegliere. Occorre quindi porre molta attenzione nell'individuare il chirurgo plastico qualificato e competente. Sono in una delle sedi di Medical Proforma in via Valmaggia 66 per parlare di chirurgia plastica insieme al dottor Marco Ruggero, specializzato in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica. Allora, parliamo di chirurgia plastica. Che cos'è la chirurgia plastica? Per chirurgia plastica si intende, deriva dal greco, da plastikos, quindi una chirurgia in grado di modellare e di rimodellare il corpo. E presenta al proprio interno due anime, che sono un animo ricostruttivo e un animo estetico, due anime inscindibili e che vanno considerate come una moneta con due facce, una moneta che va spesa come unica moneta. E le esperienze professionali derivate dall'ambito ricostruttivo devono essere anche poi deviate per la chirurgia estetica e viceversa. Un esempio di questo può essere ad esempio la ricostruzione mammaria post-oncologica, dove è importante sicuramente dare il volume, ma fornire anche un aspetto estetico gradevole che ponga fine al calvario dell'oncologico della paziente. E invece di che cosa si occupa la chirurgia ricostruttiva? La chirurgia ricostruttiva si occupa di correggere quei difetti morfologici e funzionali che possono essere derivati ad esempio da un iter oncologico, oppure da sequele di traumi, oppure ancora da patologie congenite, cioè presenti alla nascita. Sempre più persone si rivolgono al chirurgo estetico. Quali sono i vantaggi, se ci sono gli svantaggi, della chirurgia estetica? La chirurgia estetica va considerata come una chirurgia terapeutica, cioè in grado di modificare la morfologia del paziente, migliorare l'aspetto fisico, ma oltre ad affrontare l'aspetto fisico, andando a migliorare questo aspetto, si va a migliorare anche l'aspetto psicologico, cioè i pazienti si sentono più sicuri di sé e anche per piccole modifiche del proprio corpo. Cioè spesso i pazienti sono concentrati su un lato che non apprezzano del proprio corpo e il chirurgo plastico è in grado di fornirgli mezzi e strumenti per risolvere questo problema. Tuttavia le aspettative spesso dei pazienti sono superiori alle possibilità della chirurgia estetica e il bravo chirurgo plastico deve essere in grado di indirizzare i pazienti con un piano terapeutico, indirizzare i pazienti verso la risoluzione o comunque verso l'obiettivo più realistico possibile, cioè l'obiettivo raggiungibile. Medical Proforma sicuramente è un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono intraprendere un percorso di chirurgia plastica. Cosa consiglieresti ad un paziente che si rivolge qui appunto a Medical Proforma e che quindi effettua una visita? Adele, in assoluto il consiglio, ma vale per tutte le scelte della propria vita, è utilizzare il buon senso. Cioè utilizzare il buon senso significa capire che questi interventi non sono interventi salvavita, sono interventi di elezione, quindi vanno fatti con massima sicurezza. Massima sicurezza significa affidarsi in strutture qualificate, strutture che abbiano autorizzazioni per poter eseguire interventi anche più invasivi rispetto al mero intervento di chirurgia plastica, e che l'utilizzo di materiali approvati ad esempio dall'FDA, cioè dall'ente per il farmaco americano, e l'utilizzo soprattutto di strutture sicure e di personale sanitario che professionalmente qualificato. A conclusione della nostra piacevole conversazione, Marco, mi viene da dire che forse più che pensare ad una chirurgia plastica dovremmo pensare ad una chirurgia etica, ovvero quella chirurgia che ponga al centro dell'attenzione la salute e la sicurezza del paziente. Sicurezza che si può ritrovare nell'individuare il chirurgo plastico qualificato e competente, con un importante background professionale e con delle specializzazioni, che operi in strutture adeguate al tipo di intervento e che utilizzi materiali di provata sicurezza.